Prenderà il via a Novi Ligure il prossimo 24 maggio con un flash mob di Friday for Future, la 22esima edizione della Festa dell'Acqua, dell'Ambiente e della Solidarietà organizzata dal gruppo ACOS. La kermesse di eventi che entreranno nel vivo il 31 maggio al Parco dell'Acquedotto di Strada Cassano con la premiazione del concorso per studenti Ci pensiamo mai all'acqua potabile, risorsa, diritto e bene comune, le idee per tutelarla e valorizzarla, proseguirà il 1 giugno in piazza delle Piane a Novi, dove si svolgerà la 14esima festa di Ascolta l'Africa. Il 2 giugno, di nuovo al Parco Pagella Bottazzi, sarà festa con le associazioni sportive di volontariato, parco che vivrà il 22 giugno la serata danzante Forever Young, organizzata da Animals Angel, che il 23 presenterà l'evento Code in Festa, tradizionale esposizione canina e festa degli animali. Ogni anno ci incontriamo anche con le associazioni sportive di volontariato in questo parco per passare una giornata insieme. È una festa di popolo, però è anche un modo per far partecipare, far vedere ai cittadini, a tutti noi come lavoriamo, come il gruppo ACOS lavora appunto per la gestione dell'acqua. Quindi gli impianti aperti hanno proprio questa funzione. Acqua, bene primario e fonte di vita. Quali gli interventi sul territorio? E dopo l'emergenza idrica del 2017, che aveva portato soprattutto nella zona del Novese anche condizioni non di razionamento ma abbastanza vicini al razionamento, sono partiti tutta una serie di investimenti grazie ad un finanziamento della Protezione Civile, quindi del Ministero, direttamente del Ministero, e poi gestita attraverso la Protezione Civile, e una parte di interventi fatti direttamente da Gestione Acqua. Quelli già fatti sono ad esempio parecchi interventi su Novi, su Tortona. È attualmente in atto un progetto abbastanza importante qua a Bettole. Rispetto dell'ambiente declinato anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti sul fronte della raccolta porta a porta nei comuni del Novese e del Tortonese. Possiamo dire che abbiamo già un'esperienza di circa 6 mesi su un buon gruppo di comuni che rappresentano circa il 30-40% degli abitanti. Altri 6 comuni partiranno adesso a giugno, la Vallemme, 4 comuni dell'Alta Vallemme partiranno in settembre e a seguire partiranno poi i restanti comuni.